Qual è stato il tuo momento cruciale? Ha cominciato abbastanza giovane, perché ero scioccato dalla visione della bellezza che aveva la mia mamma. Non mi chiedevo perché diceva che qualcosa era bello, per me non aveva senso. Allora ero andato a vedere un zio, artista, pittore, e gli avevo chiesto: ma come si può riconoscere la bellezza? Che cosa è che determina la bellezza? E lui mi aveva risposto una risposta un po' strana, direi. Mi aveva semplicemente detto: c'è bellezza quando c'è la vita che passa in quello che si presenta. Interessante. E allora sono andato con questa domanda: ma dove, che cos'è che distingue un'opera che trasmette, che vibra di questa vita, o che non c'è? Allora ho cominciato così un cammino, andando a vedere delle mostre, cercavo di comprendere, ma dove è la vita? Dove è? Che cosa? E poco a poco ho cominciato a sentire che effettivamente in certe opere c'era come una vibrazione, qualcosa che mi toccava, non era piatto, inerto, ma c'era qualcosa che vibrava. E allora ho cominciato a guardare anche gli esseri umani. Ho visto che certi esseri umani erano tristi, veramente, come senza vibrazione interiore. E ho cominciato a guardare così, cercando, ma il bambino che erano stati, era vivo, c'era una gioia, qualcosa che circolava. E cercavo di ritrovare il bambino dietro il viso dell'adulto. Senza trovarlo, penso. E rarissimamente, rarissimamente. E mi chiedevo, ma come questo bambino pieno di vita è diventato questo adulto? Ho cominciato a sentire che effettivamente l'impegno nella vita schiacciava la gente, la faceva cominciare a preoccuparsi senza sosta preoccupata, che tanti pensieri, emozioni giravano per mente. E ho cominciato a sentire anche che normalmente la vita avrebbe dovuto passare in questo corpo, come si sente in certi animali. Quando vediamo degli animali sentiamo questa vita. E non c'era più in tanti, c'era una pena di vedere questa sofferenza umana. E allora mi ha spinto a cercare. E inizia il tuo cammino. È iniziato così il mio cammino, sì, di ricerca. Perché dobbiamo dire senza, ecco, no, rischiare il ridicolo, che i pensieri affollano, voglio dire, ingolfano la vita, e la nostra prigione, le nostre catene dipendono tantissimo dall'essere relegati in un piccolo spazio chiuso, sì, ripetitivo. Sì. Sì, quando cominciamo a sentire come viviamo, effettivamente sentiamo come c'è qualcosa che gira sempre e che ci impedisce di sentire che siamo viventi. Le altre parti del corpo. Sentire che questo corpo è nostro e non lo viviamo, a momenti è come se non esistesse, siamo persi nella strada completamente. E poco a poco anche il sentimento si chiude,
penso le cose perché devo assumere certe cose e non mi do più il tempo di sentire. E in realtà tutto quello che viviamo si manifesta attraverso di noi. E veramente non ci rendiamo conto a quel punto. Il nostro corpo serve a manifestare tutto quello che siamo. Si sente che la ricerca del conforto e del non sforzo ci ha condotto a essere completamente schiavi. Io lo sento così, è vero. Tutta l'attenzione è stata centrata su fare tante cose e ci siamo dimenticati di essere, veramente. Ci siamo dimenticati della nostra propria vita. La nostra propria vita è passata al servizio della materia. E quello che trovo tanto triste è che non si trova più la possibilità di momenti di silenzio dove si può, come mi era stato detto una volta, che era stato sorprendente sul momento, ma come è possibile ascoltare il silenzio? Perché ascoltiamo sempre i suoni, ma ascoltare il silenzio sembra una stupidità a prima vista. E in realtà, se lo tentiamo anche adesso, c'è qualcosa di un'altra dimensione che appare. Dello stesso modo, vedere lo spazio è una cosa che mi ha sempre molto colpita. Siamo pieni di tensione, di contrazione, di emozioni intasate dentro di noi, dal quale non abbiamo neanche coscienza, ma che sono qui. Dunque, per me il primo passo è l'abbandono, veramente il ritrovare momenti nel quale ci interessiamo di nuovo alla nostra vita, lasciando riapparire quello che siamo. Perché in realtà c'è niente da fabbricare. Dunque, l'importante è che quando per un momento il corpo si decontraga profondamente, che il pensiero che gira sempre, riconosciamo che è una piccola cosa, che si può riprendere dopo, che si può allontanare, si può allontanare, riprendere dopo, accettare di dire per il momento non mi interessa, per 10 minuti, un quarto d'ora, anche di più, per un momento mi interessa soltanto il fatto di sentirmi vivente, qui, ora, io sono.